È davvero singolare come l'identità di una terra come il Piemonte coincida con quella dei suoi abitanti. Una regione ai piedi dei monti, come dice la parola, punto d'incontro fra la cultura transalpina e quella padana. Una terra consolidata e contesa dalle vicende storiche e da secoli di politica sabauda. Dalle Langhe al Monferrato, dalle Alpi alle Risaie, vive gente operosa e paziente. Un popolo tenace, rispettoso dei principi morali, legato al lavoro, provato da calamità e guerre, ma sempre capace di ritrovare se stesso per rialzarsi. Il Piemonte è così: parti uguali di montagne, pianura e colline, antichi come le leggende e duraturi come il tempo. Eppure, esiste un altro versante di questa regione. Sono storie oscure, di quelle che si raccontano di notte. Sono vicende di culti, congreghe, antiche credenze esoteriche, misticismo, occulto. Storie come quella del processo delle sonnambule. Nel 1890, quando in Europa i medium e gli spiritisti erano una vera e propria moda, a Torino si consumava un processo. Le imputate erano un gruppo di donne provenienti da tutta la regione e afflitte, dicono gli atti, da turbe mentali. Le loro colpe erano quelle di essersi macchiate di atti criminosi, raggiri, furti, omicidi. Eppure loro non ricordavano niente. Sostenevano però che le loro menti fossero state in qualche modo spezzate e obbligate a tali atti da individui detti magnetizzatori, una vera e propria rete di ipnotisti, veggenti, ma anche medici, dottori, in generale individui senza scrupoli. Le motivazioni non sono chiare. La vicenda suscitò grande clamore sui giornali e la verità dei fatti venne insabbiata, come spesso accade, dal sensazionalismo. Si sa però che le condanne furono 16 e che questa rete sotterranea era ben radicata in tutto il Piemonte. Da allora non si è più saputo nulla di casi simili. Eppure pare che questa fu una delle prime vicende con le quali si iniziò a parlare di stregoneria in epoca moderna, perlomeno in Italia. Le credenze nell'esoterismo e nell'occulto sono in effetti piuttosto comuni, soprattutto in paesi antichi come il nostro, e lo sono sempre state, ben radicate nell'immaginario. Ne è un esempio la Sacra di San Michele, situata nel cuore della Val di Susa. Non si sa di preciso come o quando venne edificata questa vecchia abbazia. Quel che è certo, però, è che al suo interno sono rappresentate decine di simboli esoterici e misteriosi. Primo fra tutti, la ruota dello zodiaco. Su di essa i segni zodiacali, ovviamente, ma anche icone bibliche come Caino e Abele e scene macabre e peccaminose come due donne che allattano quattro serpenti. Secondo la leggenda, l'abbazia fu fondata per volontà dell'arcangelo Michele. Appare in effetti situata lungo la cosiddetta linea michelita. Una linea immaginaria che unisce e collega 7 dei più importanti luoghi di culto d'Europa dedicati all'arcangelo. Un segno di protezione, forse. Anche perché fu proprio Michele a imprigionare Satana all'inferno. Si dice che abbia quindi chiesto la costruzione di 7 sacrari, posizionati secondo una disposizione energetica ben specifica, così che il maligno non possa mai più uscire dagli inferi. Una chiara influenza cristiana, insomma, ma in Piemonte sono forti anche le influenze celtiche, tutti quei gruppi antichi che il cristianesimo cercò di estirpare. Fra le storie tramandate, una delle più celebri è quella della pietra guaritrice. Se vi capita di passare da Villa del Foro, in provincia di Alessandria, sulla parete della chiesa troverete un'iscrizione che dice Pietra di Santa Varena e lì sotto, incastonato, un quadrato di granito. Si dice che nell'antichità, quando ancora i cosiddetti pagani abitavano quelle zone, sulla pietra venissero offerti riti sacrificali agli dèi, accompagnati da danze e cerimonie. Arrivò quindi il cristianesimo, che cancellò ogni traccia di culto e che pretese di edificare un tempio. Così nacque la chiesa e con lei la leggenda della pietra. Si dice che la pietra di Santa Varena sia in grado di guarire ogni male, come per miracolo. Ancora oggi capiterà di incontrare qualche anziano che durante le faccende quotidiane si posiziona davanti al blocco
posando la parte malata del proprio corpo sulla pietra. Reciterà quindi qualche preghiera e dopo poco, come per magia, ogni dolore e ogni malanno saranno scomparsi. Il Piemonte è una terra ricchissima di racconti simili, ma come in ogni luogo ne esistono ancora tantissimi. Se siete piemontesi, raccontate le vostre leggende locali qui sotto nei commenti e rendete partecipi tutti noi del vostro patrimonio folcloristico. Diffondiamo tutti insieme le tradizioni italiane, perché spesso le suggestioni più spaventose si annidano a casa nostra.